Bella presentazione, bella tutta. Abbiamo capito, sì, che PlayStation 5 è potente quanto Xbox Series X, anzi, è totalmente o quasi identica a Xbox Series X. Quindi, esti cazzi. Ok, tutto il contorno, il VR, tutto quello che si potrà fare nell'ecosistema PlayStation è comunque da capo, esti cazzi. Ma la cosa importante che non ci hanno mostrato sono la console e i giochi. Può essere che ancora oggi non ci stanno mostrando né la console né i giochi. E dai! Sì, ci hanno detto la feature della retrocompatibilità con PS4. E ditelo ancora più forte che non ci sono i giochi per PlayStation 5. Ditelo, ditelo, dai! Cioè, l'unico motivo per cui fare retrocompatibilità solo con PS4 è questa. Anche perché io per comprare il PS5 l'avrei comprato perché voglio giocare a Alundra e Shadow of Memories. Fatemi giocare a Alundra Shadow of Memories. Che io praticamente ce l'ho ancora a casa in celofanati. Li ho comprati, ma purtroppo in quel periodo mi si è rotta PlayStation 2 e PlayStation 1. Quindi a Alundra e Shadow of Memories non posso giocarli. Quindi pretendo di poterli giocare su PS5. Siamo nel 2020, cazzo. Fatemi giocare a Alundra e Shadow of Memories originali su PS5. Fatemi giocare questi titoli su PS5. Ma PS4 ha delle grandi belle esclusive! Va bene che PS4 c'ha le esclusive più belle che sono mai uscite in questa generazione. Ci sto, ma sono anche tutte uscite per PC. Dai, dimmene qualcuna. Ficcatela God of War! su per il culo! Horizon Zero Dawn! The Ficcatela su per il culo! Last of Us! Ficcatela su per il culo! Infamous! Ficcatela su per il culo! Uncharted! Days Gone! Ficcatela su per il culo! Io quando penso alle esclusive Sony, penso a altra roba. Penso ai giochi belli per davvero. Serra Ankagura, Ni no Kuni, la saga di Hyper Dimension Neptunia, gli Atelier, Haven, Knack. Queste sono le esclusive di rilievo di PlayStation, le uniche che meritano. Ma Spiro! È multipiattaforma. Ma Crash! È multipiattaforma. Ma Resident Evil! È multipiattaforma. Ma Final Fantasy! È multipiattaforma. Invece, i giochi che ho citato prima sono quelli esclusivi console solo PlayStation. Per l'appunto, però, per fortuna sono usciti anche per PC. Quindi non me ne faccio un emerito cazzo della retrocompatibilità con PS4. Perché ce li ho tutti questi titoli. Anzi, i due titoli che per cui avrei comprato per davvero Sony PlayStation sono King of Fighters 14, Street Fighter V, che sono le uniche vere esclusive di peso, soprattutto Street Fighter V, che non immaginate quanta utenza nel mondo abbia. E sapete quanta gente si è comprato PS4 solo per poter giocare a Street Fighter V, solo per quel gioco. Quindi, quando si parla di esclusive, smettetela di ripetere a pappagallo le quattro cacate di giochi che sono sempre lo stesso gioco che vi rifila Sony tutti gli anni. Quei titoli sono lo stesso gioco, volete capirlo? Tutta grafica, tanta storia e poco gameplay. Invece le esclusive Sony sono ben altri giochi. Cioè, volete mettere una qualità di Hyper Dimension Neptunia? Volete mettere la qualità di Street Fighter V, di GDR Atelier, della bellezza di Serra Ankagura e di tanti altri titoli. Tanti, ma tanti, ma tanti altri titoli che sono usciti solo per PlayStation. Invece voi citate o i multipiattaforma o i giochi brutti della PlayStation. E io sinceramente comprare PS5 per giocare solo a quei giochi brutti non so che farmene. Questo è il motivo. O mi danno un servizio tipo Game Pass, ma fatto bene, o se no per me questa console non ha appeal. E se continua a essere per i free to play gratis internet, avrà appeal solo per quella tipologia di giocatori. Solo per i giocatori Fortnite, quella console. Questo è tutto quello che volevo dire. Domanda agli sviluppatori in questa parte finale. Mi spiegate perché i vostri videogiochi multipiattaforma escono per Android, Switch, PS4 e PC, ma non riuscite a farli uscire per Xbox? Pigrizia per le poche console vendute, oppure veramente Xbox One è un dito in culo compilare i giochi per tale console? Fatemelo sapere nei commenti per chi è a conoscenza della risposta. Per tutti gli altri, Suka Mike, Suka Mike, Suka!